Dio gli disse: «Prendi tuo figlio Isacco, il tuo unico figlio, che tu ami molto, e va nel territorio di Moria. Là, su un monte, che io ti indicherò, lo offrirai a me in sacrificio». Dio aveva promesso ad Abramo un erede e discendenti numerosi quanto le stelle del cielo, ma in questo capitolo, quando l'erede di Abramo, Isacco, è quasi un uomo, Dio comanda ad Abramo di sacrificarlo come olocausto. Come si dovrebbe rispondere quando ciò che Dio dice sembra contraddire la sua promessa? In passato, Abramo aveva cercato di salvare la sua famiglia, facendo passare sua moglie come sua sorella, e aveva cercato di compiere la promessa di Dio, di un figlio andando a letto con la serva di sua moglie. Ma ora Abramo è finalmente pronto a vivere secondo ciò che Dio gli aveva chiesto prima della nascita di Isacco. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Quando Isacco gli chiede: «Dov'è l'agnello?», Abramo risponde: «Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, e nel posto dove venivano offerti i sacrifici del Tempio è vicino a dove Gesù sarebbe morto per salvarci dalla morte». Dio fornì un montone che avrebbe sostituito Isacco. Ci sono due applicazioni personali importanti in questo capitolo. Dov'è l'agnello della tua vita? E Dio stesso provvederà. Quando ciò che Dio comanda sembra impossibile da fare, sei disposto a credere alla promessa di Dio? La buona notizia, che Gesù è morto in modo che tu potessi avere la vita eterna, ti dà la fede per ubbidire a tutto ciò che Dio comanda? Riflettiamo oggi su queste domande e rispondiamo al Signore. Che Dio ti benedica. Buona giornata.